cosa resterà di Ex? Ormai la polemica sulla bonifica e sui costi c'è. Spero tanto, spero che veramente ci arrivi la cittadella europea delle università, della scienza, dei saperi, della ricerca, dello sport. Spero che non diventi una baraccopoli, perché il rischio c'è. Si è perso troppo tempo, il governo non ha ancora spiegato agli italiani quanti soldi ci mette e per fare che cosa. Noi siamo pronti, ecco, come ero orgogliosamente consigliere comunale quando vincemmo Expo col sindaco Moratti, non vorrei essere il milanese che assiste allo scempio, alla demolizione, alla fuga e all'occupazione abusiva di tutti questi splendidi spazi. Non mi fanno paura e non mi interessano i nomi degli altri. Guardo a casa mia, ci stiamo preparando a rivincere Milano dopo i 5 anni di pausa Pisapia, e sul dopo Expo, così come su altre aree dismesse di Milano, lo scalo Farini, il trasferimento del carcere di San Vittore, ho e abbiamo già idee chiare. Poi chi candideranno gli altri è l'ultimo dei miei problemi, auguri chiunque sia. Quando abbiamo un nome lo facciamo. La Polonia, dopo l'Ungheria, dopo l'Austria, dopo la Svizzera, quando vota dà lezioni. A Bruxelles, a Berlino, a Roma da lezioni di democrazia, vogliamo un'Europa diversa, con un'immigrazione più controllata, con attenzione al lavoro e non alle banche, alle multinazionali. E quindi prima o poi toccherà anche a noi. Sta votando quasi tutta Europa in una certa direzione, addirittura lì è stata esclusa completamente la sinistra dal Parlamento, prima o poi toccherà anche agli italiani. Ricollocano 100.000 persone a fronte di centinaia di migliaia di sbarchi. Quindi, e poi soprattutto l'Europa dorme, l'Europa dovrebbe essere in Siria oggi pomeriggio. A riconquistare terreno, a bombardare, a sterminare i terroristi islamici. Fino a che non lo farà, l'Europa dorme, l'Europa è complice dell'ISIS. Ben trovato. Ah, sono stato a Catania.